È stata definita in molti modi una finale, una partita determinante nella stagione, ovviamente di Eurolega. Qual è una nuova accezione per la sfida tra Montepaschi e Unicaja Malaga? Sono ripetitivo, è una finale, ma una finale che quando durante il pre-season tutti, a cominciare dai vertici del nostro club, hanno detto che conquistare Top 16 era conquistare l'Eurolega, quindi per noi è una finale di Eurolega. Plaza ha detto che l'Unicaja si merita i top 16 per quello che ha fatto in questa regular season, perché se li merita anche la Montepaschi. Perché dopo 0-4 la crescita è stata importante, perché veniamo da 5 partite dove abbiamo fatto 3 vittorie e 2 sconfitte negli ultimi 20 secondi, e quindi credo che ce lo meritiamo, e anche perché abbiamo già battuto una volta Malaga. Da quella partita cosa può essere estratto per poter ottenere qualcosa di efficace nella partita di domani? Il cercare di squadra da una pressione sulla palla, poter avere accoppiamenti a rimbalzo difensivo e poter limitare la qualità migliore, sono la squadra con più rimbalzo offensivo della loro lega, e poter correre in contropiede. Basterebbe anche un buzzer beater poi alla fine. Anche mezzo basterebbe. Di appelli ai tifosi ne sono stati fatti tanti, ma questa è una partita del resto molto particolare. Il Res ha detto che spera che i tifosi facciano più casino possibile, invece il coach cosa dice? Penso che il piacere di giocare una finale ce l'hanno i giocatori, ce l'hanno chi compone uno staff, ma soprattutto ce l'hanno i tifosi.